Ciao ragazzi, EICMA 2022. Siamo allo stand di Triumph e siamo qui proprio alla ricerca delle off-road specialistiche, le moto da cross ed enduro, quelle che ci hanno promesso. Però forse è un po' troppo presto. Però abbiamo qualcuno che ci può raccontare qualcosa. Il nuovo ambassador, il collaudatore, o ben Ivan Torito Cervantes, il nuovo collaudatore di Triumph. Andiamo subito a intervistarlo. Eccolo qua, Ivan Torito Cervantes, 5 volte campione del mondo di enduro. La prima domanda che ci viene in mente è, tu alla fine hai mollato definitivamente le gare nel 2018, erano i primi mesi del 2018, e che cosa ti ha fatto tornare indietro? Perché comunque qualche gara adesso la stai facendo, sei tornato nelle vesti comunque di lavoro in questo settore. Vabbè, diciamo che io ho iniziato a lavorare con Triumph da 2 anni fa, più o meno, e dall'inizio è stato per me, io pensavo internamente, che è stato per il progetto Maxi Trail, che volevano un pilota un po' di fare qualcuna gara, così come sto facendo adesso, no? Però dopo la mia sorpresa è stato quando loro hanno detto: guarda, che la nostra strada sta andando per un senso che vogliamo dirti. Quando mi hanno detto progetto off-road, sia motocross dell'enduro, la prima domanda che ho fatto, onestamente, ho detto: ok, va bene, però sarà tutto nostro, e nel senso telaio e motore 100% Triumph. Loro hanno detto 100%, 110% sì, sarà tutto nostro, filosofia a Triumph. E dall'inizio abbiamo iniziato già a lavorarci sotto il programma molto forte per lo sviluppo dall'enduro e il motocross. Però intanto faccio qualcuna cosa, a collaborazione con la Tiger 900 che è qua, e anche sia con la 1200, no? Come la vedi questa vita da collaudatore, lavorare direttamente con l'azienda? Per me va bene, perché da non fare niente, più o meno, no? Perché ho lavorato un po' per la federazione spagnola con dei ragazzi a portare il mondiale, però non giravo tanto così in moto. È una cosa che mi piace tantissimo, girare tanto in moto. Poi questo lavoro è un lavoro difficile, perché tu devi girare, ma non solo divertirti, devi guardare, sentire se va bene, se non va bene, se entra bene in curva, se no a livello potenza, perché sono tante cose. Non è che dici: sto sviluppando un motore e solo devo vedere se corre o non corre o le prestazioni che abbiamo, no? E stai facendo lo sviluppo anche un telaio, di tutto un sistema di come devi entrare in curva, della potenza del motore, tutto, no? Allora, per me questo significa ritornare a fare degli allenamenti, sia fisico, psicologico, per essere sempre al top, e poi delegare Baja Aragon, luglio, a 40 gradi con il 900, 300-400 km a manetta con il 900, non è facile. Allora devi essere un po' preparato. Adesso, settimana scorsa, abbiamo vinto la 1200 con questa moto anche. Abbiamo fatto deserto, fiumi, sassi, tutti i tipi di terreni. Allora ti devi allenare un po', no? E allora è questo che sulla tua domanda che mi hai fatto, per me è stato magnifico ritornare al mondo corse. Che differenza c'è a livello di preparazione, visto che non parliamo ancora delle specialistiche e parliamo di lei, quindi guidare una Maxi Enduro, una 900, a livello, ormai è diventata una mania, è una moda, in tanti inizia veramente a piacere, certo. Lo possono fare tutti. Che allenamento specifico consigli quando magari vogliamo partecipare a una gara, magari non la 1200, qualcosa di più facile? Sì. Vabbè, diciamo che già solo con la partenza partiamo con una moto di base che minimo, non solo la Triumph, sino anche le concorrenza, sono moto che pesano più o meno 200 kg. Questa sono a 208 kg, è una delle moto che meno pesa sul suo mercato.
consiglio che li do alla gente che inizia su questo mondo maxi trail, no? Ti devi allenare un po' per queste moto qua, perché le inerzie che ha questa moto sono un po' più in difficoltà, soprattutto sulle zone un po' lente, no? Che puoi sentire più il peso. Però siamo contenti con il lavoro che stiamo facendo, perché anche questa moto è molto maneggevole e ogni giorno che passa ci abbiamo delle novità di mettere anche in un futuro per questa gamma Triumph Trail, che diventano più maneggevole, no? Il mio consiglio è allenarsi un po' in palestra, così, per questo sistema, poi guidare sempre un po' dietro per dargli più trazione, no? La gente che guida questo tipo di moto che va così in avanti è un sbaglio considerabile, grosso, no? Parlando un po' del tuo passato, che cosa magari potrebbe aiutare, collegare il fatto di guidare una moto del genere? Magari la fine del passato, magari il mondo... Certo, noi siamo piloti del passato molto forti, che abbiamo anche vinti del mondiale, come il mio caso, e che quando prendiamo queste moto possiamo fare tante cose che la gente dice: ma sei matto, come era? No, lo faccio perché... lo so fare, no? Non è una cosa facile di fare, però per quello che dico alla gente normale a piedi, per fare quello che facciamo noi serve allenamento, serve dopo l'1 il 2, dopo il 2 il 3, è corretto? C'è la gente che compra già una moto queste e vuole andare a fuoco dappertutto, no? Non è così, deve avere un po' di allenamento, sapere soprattutto come si comporta la sua moto, le cose che può fare, lo che no, è quello che si può dire. Ok, entriamo nel tuo passato, ovvero gli inizi, come è nata anche un po' la passione? Io so che tuo papà voleva che tu giocassi più a calcio in realtà e meno moto. Sì, mio papà era un appassionato della moto, tantissimo. Però sempre, vai, andiamo a giocare a calcio, così, no. Dopo mi ha portato anche una pista di strada, no? Io abito di asfalto, abito vicino Calafat, io, e c'erano tanti campioni che andavano a allenarsi. Mio papà, io quando mi portava, mi annoiavo, papà, qua, ma perché non c'è polvere, non c'è fango, le gomme sono strane, come strane, no? Non ci sono dei tasselli. E mi diceva: allora tu ti piace, no, io voglio saltare. Allora ha detto lui: abbiamo sbagliato, dobbiamo andare su questa strada che è quella che ti piace, e abbiamo iniziato come un gioco, diciamolo così. Tanti genitori portano i suoi figli a giocare a calcio, tennis o fare un altro sport. Mio papà mi portava in giro in moto e abbiamo iniziato a fare questo scherzo, diciamo così, e andiamo una gara, l'abbiamo vinto, va bene, andiamo un livello più alto, l'abbiamo vinto ancora e abbiamo iniziato a essere un po' più professionisti. E lì sei partito con il cross, vero? Quando? Ho partito con il cross da piccolo, fino a quando avevo 20 anni, più o meno, che ho iniziato a fare un po' di enduro, perché mi sono fatto male. E allora il dottore mi ha detto: guarda, prima di iniziare, mi sono fatto male su una spalla, e mi ha detto: prima di iniziare a saltare, a battere così, fai un po' di sterrati, che più tranquilli, più tranquilli. Dopo mi mettevo in mulattiera a spingere, però mi è piaciuto. Poi avevo una cosa molto buona io, che facevo sempre il giro secco, lo facevo molto forte. Allora mi hanno preso a una ditta molto importante per fare dei mondiali. Ho iniziato a fare il mondiale come un novel, come dire, vabbè, metto la L dietro, e ho vinto subito dei mondiali, 5 in totale. Ho fatto più da 16 anni a livello professionista, contento con la mia carriera sportiva. Mi mancava un po' il cross, te lo devo dire, perché quando ho lasciato il cross anche ero un livello alto, non per vincere il mondiale ovviamente, però mi piaceva un po' di più.
E ogni tanto adesso c'ho l'opportunità di questo progetto di girare, e non solo giro da solo, giro con Ricky Carmichael, che per me è un idolo. E allora girare su stessa pista con Ricky Carmichael, sotto lo stesso progetto, intercambiare parole tipo la moto va bene, non va bene, facciamo questa strada, facciamo quell'altra, guarda, la soddisfazione a top. Ok, allora, visto che hai già introdotto le moto off-road, proviamo a farti qualche domanda, vediamo cosa ne viene fuori. Allora, hai già detto che per certo non è un progetto come può essere magari quello di Fanti, che prende spunto da... È una moto marchiata Triumph, vestita Triumph, fatta la Triumph. Ok, questo ce lo confermi. Come va? Tu ce l'hai già in mano? Semi definitiva, stai già girando con questa moto? È già da più da mezzo anno la moto già è pronta 100%, stiamo già nella fase finale, diciamo così, perché ovviamente loro hanno fatto già il suo lanciamento sul motocross delle nazioni, che per il 24 fanno il mondiale di motocross MX2, allora ovviamente la moto a questo punto qua già è pronta. E la moto va benissimo, che posso dire, garantire, non solo io, Ricky pensa lo stesso, i piloti che stiamo facendo da test rider, tutti vedono la moto e dicono è una figata. Ti posso dire che stiamo andando, abbiamo preso tante strade, abbiamo provato tante strade a tanti livelli e ci abbiamo sempre ha preso quella che è andato meglio, non solo per il pilota professionista, sino per il pilota amatore, che penso che sia un mercato molto più importante. E poi niente, a livello tecnico sempre proviamo tutto quello che c'è nel mercato e prendiamo il meglio materiale che c'è e basta, non ti posso dire più niente. Ok. Lavorerai tu più sull'enduro e Ricky più sul cross, state lavorando insieme, penso che sia un pochino più avanti lo sviluppo nel cross piuttosto che nell'enduro. Vabbè, penso, sapete già che partono con il motocross al 24. Esatto. Non hanno detto quando arriveranno invece nell'enduro, non c'è un team ufficiale. Non c'è ancora una data fissa per dire noi arriveremo a tot. Però contento perché stiamo vicino a uscire e fare vedere questa moto come sarà, vista al pubblico. E io ho tanta voglia di arrivare un giorno e fare ram qua, se avete il nostro progetto. Certo. Io volevo farlo lì, che quando l'hanno presentato al Motocross delle Nazioni c'era un telo, non so se sotto era finta o era vero. No, qualcosa c'era. Si vedeva la sagoma. Dopo se l'hanno fatto vedere, ovviamente, perché la moto rimaneva là, dopo ci abbiamo fermato per fare dei test, no? Va bene, dai. La tela era vera nera, non si vedeva niente, la gente era là. Però... Allora, noi teniamo d'occhio i tuoi profili social, metti che qualche foto ti scappa, qualche story per sbaglio. Mi uccidono. Ti ringraziamo per il tuo tempo. Grazie mille. Ti facciamo un salutone da Dort. Ci vediamo alla prossima. Grazie mille, ciao.